Università d'Annunzio per il quinto anno consecutivo tra i 97 atenei di tutto il mondo che partecipano all'Unistem Day, la giornata internazionale di divulgazione della ricerca sulle cellule staminali. Questa mattina all'auditorium del rettorato centinaia di ragazzi provenienti da diversi istituti superiori hanno aderito all'intenso programma costituito da relazioni da parte degli esperti, ma anche da momenti di intrattenimento musicale e teatrale, allo scopo di acquisire maggiore conoscenza sull'importanza delle cellule staminali in ambito medico-scientifico. Evento replicato in contemporanea, dunque 97 atenei di 13 paesi al mondo per un totale di oltre 30.000 studenti coinvolti, così come immaginato anni fa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo e dal Centro di Ricerca sulle Cellule Staminali dell'Università degli Studi di Milano. A fare gli onori di casa, questa mattina all'auditorium del rettorato, il rettore Liborio Stupia, la responsabile del progetto, la professoressa Assunta Pandolfi e i giovani ricercatori della D'Annunzio. È una giornata di divulgazione scientifica rivolta agli studenti delle scuole superiori. Unistem Day è un evento di divulgazione scientifica sulle cellule staminali a livello internazionale e nasce proprio da un'idea della professoressa e senatrice Elena Cattaneo che insieme al centro Unistem ha dato vita a questo evento che ha proprio l'obiettivo di divulgare la scienza ma attraverso il divertimento e attraverso la passione che noi ricercatori cerchiamo di trasmettere alle nuove generazioni, a questi 30.000 studenti che oggi stanno partecipando a questo importante evento a livello internazionale. L'obiettivo di queste giornate è anche un po' di far luce sulle reali possibilità delle cellule staminali, perché purtroppo ultimamente la diffusione delle fake news sposta un po', diciamo, l'attenzione e non tanto sui risultati che noi ricercatori otteniamo con tanta fatica e con tanta passione, però, ma su notizie che purtroppo non sono del tutto vere. Allora, a tal proposito, qual è lo status quo per quanto riguarda la ricerca sulle cellule staminali? Le cellule staminali sono una fonte preziosa per la terapia cellulare, non sono la panacea di tutti i mali, ma possono essere utilizzate per il trattamento, sono approvate per il trattamento di specifiche patologie, come ad esempio le patologie del sangue. C'è una terapia cellulare a base di cellule staminali per la rigenerazione a livello oftalmico, per la rigenerazione della cute e anche per la rigenerazione del tessuto osseo. Ed è per questo che abbiamo invitato illustri ricercatori nazionali a parlare proprio dell'applicazione attuale delle cellule staminali in terapia oggi qui con noi.